Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buona Pasqua, buona Pasqua. Che grande gioia potervi dare questo annuncio. Cristo è risorto. Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c'è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri. Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare questa buona notizia. Gesù è risorto, c'è la speranza per te. Non sei più sotto il dominio del peccato, del male. Ha vinto l'amore, ha vinto la misericordia. Sempre vince la misericordia di Dio. Anche noi, come le donne discepoli di Gesù, che andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo domandarci che senso abbia questo avvenimento. Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l'amore di Dio è più forte del male e della stessa morte. Significa che l'amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo può farlo l'amore di Dio. Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è andato fino al fondo della via dell'umiltà e del dono di sé, fino all'inferi, all'abisso della separazione da Dio, questo stesso amore misericordioso ha inondato di luce il corpo morto di Gesù, lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare nella vita eterna. Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza. Ecco che cosa è la Pasqua. È l'esodo, il passaggio dell'uomo dalla schiavitù del peccato, del male, alla libertà dell'amore, del bene, perché Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi, l'uomo vivente. Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della risurrezione, questo passaggio della schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. Quanti deserti anche oggi l'essere umano deve attraversare, soprattutto il deserto che c'è dentro di lui, quando manca l'amore di Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere custode di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa inarridite. Allora ecco l'invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della resurrezione di Cristo, lasciamoci rinnovare della misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso il quale Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace. E così domandiamo a Gesù risorto
che trasforma la morte in vita, di mutare l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero. Pace per il Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi che faticano a trovare la strada della concordia affinché rependano con coraggio e disponibilità i negoziati per porre fine a un conflitto che dura ormai da troppo tempo. Pace in Iraq, perché cessi definitivamente ogni violenza e soprattutto per l'amata Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi che attendono aiuto e consolazione. Quanto sangue è stato versato e quante sofferenze dovranno essere ancora inflitte prima che si riesca a trovare una soluzione politica alla crisi. Pace per l'Africa, ancora teatro di sanguinosi conflitti. In Mali, affinché ritrovi unità e stabilità, e in Nigeria, dove purtroppo non cessano gli attentati che minacciano gravemente la vita di tanti innocenti e dove non poche persone, anche bambini, sono tenuti in ostaggio da gruppi terroristici. Pace nell'est della Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica Centrafricana, dove in molti sono costretti a lasciare le proprie case e vivono ancora nella paura. Pace in Asia, soprattutto nella penisola coreana, perché superino le divergenze e maturi un rinnovato spirito di riconciliazione. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali. Pace a questa nostra terra. Gesù risorto, porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili del creato. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi che mi ascoltate da Roma e da ogni parte del mondo, rivolgo l'invito del Salmo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, cuore della cristianità, e tutti voi che siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione, rinnovo il mio augurio. Buona Pasqua! Portate nelle vostre famiglie
e nei vostri paesi il messaggio di gioia, di speranza e di pace che ogni anno in questo giorno si rinnova con forza. Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi. Grazie per la vostra presenza e la testimonianza della vostra fede. Un pensiero e un grazie particolare per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Paesi Bassi. A tutti ripeto con affetto, Cristo risorto guidi tutti voi e l'intera umanità su sentieri di giustizia, di amore e di pace. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, del quorum potestate et autoritate confidos, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptisti, ex Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perduca vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, con semper penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonens operibus triu ad vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Ha ha ha!